una deviazione, se mi permettete l'espressione, negli ultimi decenni, che ci ha fatto un po', come dire, allentare l'attenzione, a nostro parere, su questo servizio importantissimo, a nostro giudizio. E oggi, in questo momento, diciamo, di, lo dico senza mezzi termini, di attacco alla scuola pubblica del governo delle destre, presieduto da Berlusconi, ci trova, a parere nostro, indeboliti, come se avessimo attenuato i nostri anticorpi a un attacco di questo genere. Per citare soltanto un esempio, il prolungarsi del ripristino della scuola di via Cherubini e il permanere ancora nelle strutture della Santissima Annunziata ci pare che sia un danno a questo servizio, che è stato portato, ha avuto anche un rilievo, a quanto mi ricordo io, e credo di non poter essere smentito, un rilievo internazionale. Ci sono state delle delegazioni di paesi del nord Europa che sono venuti quando questo servizio era in funzione a tempo pieno e con le sue migliori capacità, sono venuti a studiarlo, a seguirlo come funzionava. E contemporaneamente ci pare che ci sia stato in qualche maniera un allentamento di attenzione a questo servizio, e questo si concreta con le tanti luoghi privati dove trovano ospitalità i bambini, anche se c'è un contributo a seconda dell'ISEE, delle possibilità delle famiglie, però a nostro giudizio rischia di far diventare questo servizio un parcheggio soltanto questo. E poi non ci dimentichiamo che non ci sono poi la certezza sui controlli, sulla professionalità, addirittura oserei dire, insomma, sa, c'è sempre un elastico sulla sicurezza, no? C'è un minimo e un massimo. Chiaramente, a nostro giudizio, nelle scuole pubbliche c'è obbligatoriamente il massimo, nei servizi privati a volte c'è un po' la tendenza al minimo per il risparmio. E poi non ci dimentichiamo, sì, lo so, perché è evidente, sono accreditati e convenzionati, però dicevo, siccome c'è sempre un minimo e un massimo nei valori di quelli che sono i parametri, e chiaramente uno sta certo oltre il limite inferiore, però tenderà sempre al limite inferiore perché è legato a problemi di costi e magari necessità di guadagno. E poi non ci scordiamo la drammatica storia di Pistoia, no? della scuola, che anche quella era accreditata e non a un comunello della Val Brembana, no, è un comune di Pistoia, insomma, un comune che tradizionalmente non è che trascuri certi servizi, però il caso della CIP e CIOP, insomma, è lì a testimoniare che magari certe volte ci sia dei problemi da questo punto di vista. Ecco, noi pensiamo che il comune debba magari oltre alle giuste dimostrazioni, manifestazioni e al giusto coinvolgimento delle famiglie, cercare sempre di raggiungere la massima coesione possibile, io penso che debba fare uno sforzo maggiore per cercare di assicurare questo servizio, che chiaramente non è che possa essere, si possa pretendere che si trovi le risorse là dove non ci sono, ma forse si potrebbe anche studiare forme diverse, così mi azzardo a dirlo essendo totalmente ignorante e estraneo alla materia, però forme per esempio di autogestione che vadano, che non siano un investimento o un coinvolgimento pure semplice di strutture private, ma che siano appunto un coinvolgimento maggiore
degli utenti del servizio per magari trovare anche forme di autogestione, come mi risulta in altre parti del paese si stia sperimentando di fare. Un'ultimissima nota, siccome mi risulta, ma l'ho saputo dopo aver già presentato l'interrogazione cercando di approfondire l'argomento, che ma non l'ho sentito dire dall'assessore, che quindi forse non è vero, che ci sta che si pensi a una sistemazione dei bambini in varie altre strutture, non lo so se è vero, ma se questo fosse vero, non pretendo una risposta, ma se questo fosse vero si raccomanda che ci sia una considerazione di equità, insomma, di veramente, no, ci sono le vicinanze e le esigenze degli utenti, e che sia fatto nella massima trasparenza possibile. Grazie. Grazie. Allora, punto numero 8, verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 11 del 31 marzo 2010, approvazione. Quanti sono i votanti? Combini 20? 19? Bene, chi è favorevole? Prego consigliere, alzate la mano. Quindi 16. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 9, verbale della seduta del Consiglio Comunale numero 15 del 5-5-2010, approvazione, sempre 19 votanti. Chi è favorevole? Prego consiglieri. 16. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Punto numero 10, mozione presentata dai gruppi consiglieri di Fondazione Comunista Italiana e Marconcini Sindaco di Sinistra, relativa alla revisione dei criteri di ammissione nel nucleo familiare originario del titolare di alloggio ERPE in caso di comprovate difficoltà abitative. Chi illustra la mozione? Prego. Prego, Bini. Grazie Presidente. La mozione è molto semplice, tra l'altro scaturisce da un'interrogazione che questi stessi gruppi avevano fatto all'assessore alla Casa e al Sociale, e da cui avevamo avuto risposta. Ora non ho qui la data, ho l'interrogazione ma non la data in cui era stata presentata, ma questo poco rileva. L'interrogazione in particolar modo chiedeva qual era l'atteggiamento che il nostro soggetto gestore stesse seguendo nella fattispecie del reinserimento nel nucleo familiare originario, qualora appunto si presentassero situazioni in cui un figlio, una figlia, comunque una persona appartenuta in precedenza ad un nucleo familiare assegnatario dell'alloggio popolare intendesse essere reintegrato in quello stesso nucleo e quindi poter appunto beneficiare della possibilità di alloggiare all'interno del nucleo familiare originario nell'alloggio popolare. Con quella interrogazione venimmo a conoscenza di un delibera del Comitato di Indirizzo dell'Odo in Polese Valdelsa che in attuazione alla legge regionale numero 96 del 96, che è quella che disciplina appunto l'assegnazione dell'edilizia popolare pubblica, di fatto all'articolo 3 questa delibera dell'Ode disciplina anche la fattispecie della riammissione nel nucleo familiare originario, inserendo di fatto tre limiti a che questo possa avvenire. Un limite che è quello dell'essere stato componente del nucleo familiare assegnatario nel momento in cui avveniva l'assegnazione, di una dimostrazione tramite attestazione di tutta una serie di atti di documentazione della perdita dell'abitazione per motivi chiaramente non volontari, e in ultimo che la domanda di immissione fosse presentata entro 6 mesi dal verificarsi appunto dell'evento. Siccome lo stesso assessore aveva manifestato la sua perplessità almeno su uno di questi tre passaggi, a nostro avviso riteniamo che anche l'altro elemento, cioè quello del fatto che il componente che intende essere reintegrato all'interno del nucleo familiare fosse assegnatario al momento dell'assegnazione dell'alloggio, anche questo requisito secondo noi è un po', come dire, debole, e soprattutto mina il diritto appunto alla casa sul nostro territorio, perché sappiamo che
La fase che stiamo attraversando è particolarmente critica da un punto di vista abitativo, soprattutto nei centri abitati urbani, ma anche sul nostro territorio, che sempre più inizia a sopportare quelle che sono le dinamiche delle grandi città, in particolar modo Empoli, ma anche tutto il resto del circondario. Quindi a nostro avviso questo tema, che trae chiaramente spunto da una vicenda personale individuale, di un cittadino che ci ha segnalato una